Oh!
Thank you.
Thank you.
pronte, separarci e nulla lasciar sospetto. Thank you.
Angoscia e malinconia, amore e passione e amore materno sublimati sul rogo, nell'estremo sacrificio. Questo è il dramma di Norma, la sacerdotessa druidica che punisce e si punisce con la morte dopo il sacrilegio. A lei, Vincenzo Bellini ha dedicato una delle sue migliori composizioni, un'opera impegnativa, ricca di pagine maestose e vibranti, tra classicismo e romanticismo, che sta suscitando un rinnovato interesse. Norma viene riproposta a Genova dopo 21 anni dall'ultima rappresentazione in una nuova produzione che ha debuttato nel Teatro Carlo Felice, mentre altri 3 nuovi allestimenti sono in preparazione rispettivamente a Verona, a Ravenna e a Bologna. Sul podio del teatro genovese è il maestro Bruno Bartoletti, la regia è di Fausto Cosentino, le scene, oleografiche, evocative in chiave fantastica, di Gianfranco Padovani. Giovane ma già affermato il cast degli interpreti. Nella parte di Norma è il soprano Maria Dragoni, voce drammatica di buona intonazione, applaudita la prima dopo qualche incertezza iniziale. Tra gli altri, da citare il tenore genovese Fabio Armigliato, il proconsole Pollione, e il mezzo soprano americano Nancy Molesby, ad Algisa. Senza trascurare il coro, che farà sfondo alla tragedia come un grande affresco epocale. 7 le repliche in programma a Genova fino al 29 aprile. Qualche riserva dei melomani più raffinati alla prima, ma tanti applausi del numeroso pubblico. Nella prossima estate lo spettacolo sarà portato anche all'estero. In Norma, attualmente in scena al Teatro Carlo Felice di Genova. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Allora, il signor Fabio Armigliato è genovese, ho letto. Sì. Di dove? Di Genova. Proprio di Genova. Proprio Genova, Genova. È un Pollione giovane, è un Pollione che stasera sabato non canta perché lui appartiene a coloro che hanno cantato da prima. Sì. Siete due equipe, due cast. Due cast, sì. Allora, cosa trascina, cosa porta un giovane che potrebbe fare del rock, del rap, del hard, alla lirica? Beh, diciamo che soprattutto una grande influenza alla famiglia, un po' quello che viene dato come cultura di base. Io ho avuto la fortuna di aver avuto una cultura che mi ha consentito di poter scegliere, cioè una famiglia dove c'era tutto quanto, c'era musica leggera, la musica rock, la musica lirica, la musica operistica, certo la musica operistica era un pochino più amata da mio padre, mia madre, da mia famiglia, quindi anche ho ascoltato più questo genere da bambino e quindi poi sono cresciuto con questa passione che è stata passione fino a un certo punto, poi è stato studio e poi è diventata professione. È chiaro che l'ambiente che si vive incide molto sulle scelte e sulla sensibilità. Beh certo, è chiaro. Importante avere sempre, credo che non mai forzare, io non sono stato mai forzato di ascoltare questo tipo di musica, mi è sempre piaciuto personalmente, ho sempre avuto una grande passione anche per la ricerca di così, dell'ascoltare, il confronto. E questa è la cosa che mi ha spinto poi a scegliere questa professione. Dunque Norma è un'opera talmente nota, sono due atti, abbiamo avuto le norme famose come Callas, come La Pasta e come Montserrat Cavalier. E i Pollioni famosi quali sono? Beh, prima di tutto secondo me Franco Corelli che è stato un grandissimo Pollione, poi anche stato il mio maestro, e Mario del Monaco. E poi è sempre stato un ruolo un po' particolare perché non diciamo così che è un ruolo un po' sui generis, è un po' un ruolo di tenore un po' centrale e allora non è stato mai un ruolo di primissimo piano. Di primissimo piano, ecco, oppure è un ruolo impegnativo, difficile, ma molte necessita un po' di una particolare vocalità, anche una certa un centro abbastanza maturo, quindi io l'ho fatto anche quando è stato dunque nell'87 ed era ancora troppo presto, adesso con 7 anni di differenza c'è una maturazione e sono trovato completamente molto, molto più a mio agio nel ruolo. Fabio, quali sono i processi interiori per affrontare un personaggio che tutto si può portare ai nostri giorni, per carità? Un personaggio che vive in un mondo che è così lontano di quasi 2000 anni. Siamo in Gallia nel 50 avanti Cristo, sì.
Un giovane, quale personaggio, quale viaggio interiore fa psicologicamente per affrontare questo personaggio? Ma questo personaggio è un personaggio di stampo latino, tipicamente è un latino. Tra l'altro, esatto. Lo è. Quindi è un personaggio abbastanza facile, diciamo, da definire psicologicamente. Cioè è un generale, un proconsole che nella Gallia, in questo bosco, vede tutte queste passate, queste bellissime vergini del tempio, e si innamora di questa che poi diventa la sacerdotessa Norma, e poi, passati gli anni, si innamora di questa nuova Adalgisa, e quindi, insomma, non è così difficile entrare in questa psicologia. Questo potrebbe essere veramente una storia di tutti i giorni. Certo, lo è praticamente. E che tipo di rapporto si forma a livello psicologico con le interpreti? Ma in questo caso abbiamo... Non parlo di complicazioni sentimentali, parlo no. proprio di rapporto. Lei è un giovane cantante, sì. Immagino che non conosco il soprano che divide con lei il palcoscenico. No, abbiamo avuto un bellissimo periodo di prove, c'è stata una completa focalizzazione di tutto perché il lavoro venga bene, quindi è stato un bellissimo periodo passato insieme con i colleghi. Senta, quando un giovane, un attore, anche se non è giovane, interpreta un ruolo attuale, c'è una difficoltà, di calarsi nel personaggio e top, vive i propri giorni, il cantante rock che si scatena vive la propria realtà. Come fa il cantante lirico a vivere una realtà così lontana nel tempo, così demodé? Ma innanzitutto c'è la musica che aiuta tantissimo già a entrare in un certo... una certa sensazione, quindi una certa psicologia, la musica aiuta tantissimo. Poi anche, insomma, ci si deve un po' documentare col libretto e con le storie, solitamente tutte le storie sono tratte da romanzi o da storie che uno può seguire e leggere per avere un'idea un pochino più ampia di questi personaggi. E poi, insomma, la natura umana è fondamentalmente sempre la stessa, quindi i drammi, le passioni si possono vestire con vestiti differenti, ma sono tutte fondamentalmente le stesse. Si riducono sempre ai grandi temi di passioni che, come Shakespeare ha sempre evidenziato, la gelosia, l'amore, l'odio, la ferocia, ecco, queste sono cose che poi si possono sempre riferire ai tempi moderni. Dunque, il signor Fabio Pollione, lo chiamiamo Pollione, è con noi, senta, quando si pensa al cantante lirico si pensa soltanto alla vocalità. Ora il cantante lirico mi pare richiesta una maggiore teatralità, ma non teatralità a stile come ce l'immaginiamo, che fa un po' sorridere l'enorme soprano che si puntella per non cadere. Ecco, questo non esiste. Abbiamo dei soprani che non hanno più questo fisico enorme. Voglio dire, il fisico è importante fino a che momento? Beh, oggi... Lei è piuttosto alto. Oggi è un pochino più importante, nel senso che c'è la televisione, ci sono dei sistemi anche di rendere pubblica l'opera, che arriva anche proprio a fare primi piani e anche sì. In teatro stesso, quindi c'è un pochino più richiesta anche di una certa così un fisico, anche un modo di recitare un pochino più convincente, ecco, senza la gestualità tipica delle parodie dell'opera. Però secondo me appunto la voce è sempre importante, ci sono delle esigenze anche vocali che portano a fare anche una certa gestualità che non si può completamente eliminare. Se si vuole eliminare diventa uno spettacolo completamente differente da quello che è l'opera lirica. Cioè, non dimentichiamoci che noi cantiamo col fisico, e il fisico ha bisogno anche di un certo appoggio, di esprimersi e anche la vocalità si aiuta con una certa gestualità. E questo non si può togliere completamente per diventare come attori di cinema o attori di televisione. Questo secondo me è la cosa che lo differenzierà sempre. Ecco. Dalle altre recitanti. Anche perché sennò si rischia che di eliminare quella parte di, non dico di tensione, ma di impegno muscolare che fa parte del canto stesso. Certo, il pubblico è sempre estasiato di fronte a un exploit fisico del cantante. È questo, lirico. Infatti. Esatto, molto spesso va alla piazza solo per ascoltare quella o quella romanza e aspettare quel punto di quella romanza. Sì, sì. È così. È la prima volta che lei canta a Genova? Diciamo che è la prima volta che canto in una prima produzione, Ho cantato, io sono stato in teatro, ho lavorato prima nel coro per 7 anni e poi quando ho cominciato nel 86 la carriera ho cantato in un paio di cose minori quando Carlo Felice ha fatto questa
buonissimo progetto con i giovani nell'87-88. Era l'epoca in cui Pavarotti parlava della Cina. E dopo la Cina, esattamente Esatto. dopo la Cina. E poi dopo ha cantato una Bohème, due repliche nel 90, Esatto, sì. 91, 91. Al Teatro Margherita. Ah, no, ancora, era già Carlo Felice, era la stagione dopo l'inaugurale, allora forse era venne a 92. Margherita e fece una Bohème. Sì, che era il primo caccia, era Mirella Freni e Peter Voschi, io ho cantato nel secondo caccia. Come è strutturato uno spettacolo operistico, visto che siete due cast? Che tipo di. Ci deve essere senz'altro un'antitesi. La resa, No, ma la resa è diversa, voglio no, dire. Chi va a vedere la prima, per esempio, di Norma con lei, poi ci va domani sera con un altro Pollione. Ci sono le differenze. Ma io credo che questo fa bene al teatro, perché il teatro deve, ha bisogno di confronti, ha bisogno di differenze e ha bisogno di queste cose. Però come può poi un critico dire questa norma è così se gli interpreti sono diversi? Ah, il discorso sui critici è sempre difficile, ognuno c'ha, il critico ha sempre un'opinione, quindi deve rimanere sempre nell'ambito dell'opinione, perché non è che può un critico dettare una legge. Però credo che la cosa più importante è che il pubblico può apprezzare un diverso modo di vedere una stessa cosa, perché un oggetto è quello, ma si può vedere in tante A angolazioni. E quindi mille questo è il bello del teatro, che ognuno poi va e ascolta e apprezza quello che a lui piace senza ascoltare pareri di altre persone che scrivono, che dicono altre oggetti. Che cose. riscontro di pubblico ha avuto Norma la prima? Bellissimo, secondo me è stata una bellissima esperienza e anche secondo me una produzione molto interessante. E considerata che ho Norma è un'opera molto difficile da allestire, io giro il mondo abbastanza già da quando ho cominciato la carriera, più internazionalmente, e non si trovano tante Norme in giro, perché è un'opera molto difficile da produrre, perché ci vuole i cantanti, una produzione che sia E convincente. anche l'allestimento. Allestimento, certo. Senta, parliamo di lei, che tipo di tenore? Perché Pollione non è che sia poi estremamente romantico, l'abbiamo detto, è un po' farfallone. Qual è il tipo di tenore che nasconde Fabio? Ma io sono tendenzialmente mi piace il repertorio verista un po' di più, nel senso che si avvicina un po' di più al mio È un temperamento, sì, un Pucciniano allora. pucciniano, sì. Però non disdegno il Verdi assolutamente, perché il Verdi insegna a cantare. Con Verdi diciamo l'aspetto della vocalità sembra di essere molto più controllato e anche si impara tantissimo con. Se devo parlare proprio di temperamento, così, Piuttosto ecco, Rodolfo. sono Rodolfo, un Cavaradossi o un Chenier, ecco. Senta, le sue possibilità vocali sono sfruttate in che modo? Perché per esempio, voglio dire, le occasioni di cantare devono essere sfruttate tutte quante, devono essere sfruttate. Ci sono dei panni che le stanno stretti a volte, per esigenze? Ma diciamo che quando si comincia la carriera, soprattutto all'inizio, è difficile dire di no, perché se hai bisogno di lavorare, hai bisogno di fare esperienza e non si può dire questo ruolo per adesso è troppo pesante, per adesso questo non. Allora a quel punto lì ho detto tanti sì, ho fatto tante esperienze, ho debuttato molte opere, alcune magari era troppo presto, come ho detto prima Norma, nell'87-88 era un po' presto. Però in quel momento lì c'è bisogno di lavorare, di fare esperienza, si può dire va bene, questa volta la lascio nel cassetto, poi dopo verrà il momento di rifarla. Adesso, dopo che la carriera è già cominciata, si può cominciare veramente allora a fare una scelta e dire questi ruoli mi mostrano al meglio, questi ruoli mi mostrano Un po' meno un pochino bene. meno bene, voglio evitare di farlo, allora posso dire no. E allora questo è il punto, diciamo, dove la carriera poi si può sviluppare in maniera un pochino più organica, anche in base alle esigenze vocali e alle mie esigenze così Psicologica. psicologiche, anche di voglia di fare. Vorrei debuttare questo ruolo perché ho sempre voluto farlo, ecco, a questo punto posso anche parlare, chiedere se c'è la possibilità di poterlo fare, tutto succede più facilmente. Qual è la situazione per esempio, dell'opera italiana? Lei quante serate saranno, quante puntate, questa tournée della Norma dove andrà? Dunque, la Norma finisce il 29, Dove è qui, stata? so Dove è che stata? E questa era la è prima la prima proprio, prima produzione, italiana sì, produzione. proprio produzione prima qui, proprio genovese anche, Sì. è molto importante questo perché è una produzione quasi il regista genovese, la produzione di Carlo Felice. Poi dopo, credo che l'opera vada a Marsiglia a luglio,
Io però non posso andare perché sono già impegnato, sono a Buenos Aires e quindi non posso fare questa tournée di due recite a Marsiglia, so che però c'è il progetto di andare. Di andare a Marsiglia. Sì. Ecco, lei andrà invece al Colon di Buenos Aires. Sì. Come si fanno a gestire tre o quattro personaggi insieme? Cioè poi magari lei torna e canta a Bergamo e dorma un'altra volta. No, è come un attore anche come... girare un interruttore. Ecco. Ma un attore è diverso, un attore fa una scena, magari recita prima alla fine, quando muore, poi quando nasce la fa alla fine. Voglio dire, voi avete, ci vuole calarsi, altrimenti viene troppo meccanico. Sì, per fortuna ci sono anche le prove, il tempo di fare le prove, allora ci si cala nel personaggio, soprattutto si rientra nella vocalità, che è la cosa più importante, il personaggio deve essere in gola, quindi vocalmente deve la possibilità di poterlo cantare, provare e poi arrivare alla prima preparata, questo sì, però con le prove di solito sì, si arriva, è per questo che a me non piace molto saltare di qua e di là senza prove, perché questo non è un modo di affrontare il teatro operistico, secondo me, giusto, perché non si riesce proprio al tempo, come diceva lei prima, di calarsi nel personaggio e anche... Logicamente anche vocalmente si rischia di soltanto fare note e finire la recita e tornare a casa, questo non è bene, non c'è rispetto per il pubblico e non c'è rispetto per la musica soprattutto. Senta, e che tipo di pubblico ha potuto constatare nella sua attività fino ad ora? Com'è il pubblico? Che tipo di pubblico è? Ma ci sono di tutti i tipi, io sono stato molto anche in Stati Uniti dove proprio c'è un anche molto differente in base alla città, in base alla cultura, proprio della tradizione più che la cultura della città stessa. A New York c'è un pubblico incredibile, appassionatissimo, a Buenos Aires addirittura siamo forse ancora, ho potuto toccare qualcosa che c'era 20 anni fa, in questo entusiasmo, proprio la voglia anche di incontrare l'artista dopo la recita. Sarà l'italianità della città. Forse, probabilmente sì, c'è tanti italiani che infatti ho avuto una bellissima esperienza a Buenos Aires e ci torno molto volentieri per questo. A parte la bellezza del teatro, che è uno dei teatri più grandi e più belli in assoluto del mondo, perché è un teatro grande, ma di struttura vecchia, ecco, quindi è come un tempio, veramente. Che emozione si prova? Ci sono le emozioni sono tante, soprattutto quando ho debuttato al Metropolitan è stata un'emozione tutta particolare, perché è un po' un punto d'arrivo, e si sa che è un punto d'arrivo, ma può essere un punto di partenza per un ulteriore sviluppo della carriera, e questo gioca un fattore emotivo molto importante. Ma ho sempre avuto la fortuna di essere stato sempre ben preparato e di aver risolto le cose positivamente. Il cantante lirico è ancora confrontabile, ancora riconoscibile nel carattere romantico di una certa opera? Ma io credo di sì. Credo di sì, perché dicevo prima, lo spirito umano è sempre lo stesso, fondamentalmente i valori sono sempre gli stessi. E quindi anche si può, uno non può essere completamente arido e poi diventare appassionato in teatro. Sì, c'è questo diciamo, accendersi e spegnersi della luce nel momento in cui uno sta facendo uno spettacolo. Però questo qualcosa devi portartelo dietro un po' anche nel tuo carattere, questa sensibilità, a volte molti anche sono un po' fragili emotivamente, proprio perché si dà tanto e c'è questa, non si può completamente staccare le due cose, il teatro e la vita. Comunque mi pare che aver capito anche che il cantante lirico, il tenore nel suo caso, appartiene al mondo di oggi. Assolutamente. Ecco. E cosa può portare l'opera come dialogo, come messaggio, a parte l'espressione musicale, all'oggi? Io credo che può portare tantissimo, perché l'opera è uno spettacolo più completo, perché c'è di tutto, c'è la scena, c'è la coreografia, ci sono i balletti, c'è la musica, c'è il canto, l'impegno così fisico, e poi è uno spettacolo soprattutto dal vivo, e questa è la cosa più importante, che è ancora uno spettacolo che è sincero, ecco. E quindi questo, ci sarebbe bisogno di opere nuove, ma opere nuove belle, opere nuove che si possono cantare, che il pubblico può ascoltare. Ecco, lo volevo chiedere appunto a proposito della nuova opera, a parte qualche esperimento, che appunto sa piuttosto di esperimento, sì. Com'è il mondo evolutivo dell'opera in quanto a produzione? È difficile comporre oggi un'opera? Sì, perché c'è stato un periodo proprio di così, di forse troppo la ricerca dell'originalità,
Secondo me la cosa più importante di base è il testo, è il testo da cui trarre il libretto, che deve essere creare già un interesse nel pubblico. Oggi questo interesse lo creano più i musical americani, che hanno un incontro col pubblico molto come lo era l'opera nei secoli scorsi, perché usano temi molto di attualità oppure molto interessanti e hanno preso subito col pubblico, poi la musica è molto orecchiabile e insomma... È un genere che si è sviluppato più che l'opera lirica, però ci sarebbe bisogno che ci fosse un po' più, di meno magari curare così proprio la ricerca estetica della novità assoluta musicale, e più invece il rispetto per i cantanti che devono cantare quelle note, e non, scritte delle cose moderne che non si possono quasi neanche sì, pensare. Sì, ci sono specialisti in questo campo qua, sì. No? Cathy Verbriano era una specialista sì, di vocalizzi sì. strani che... Ecco. Che poi però lasciano anche, è bello come virtuosismo, però non, può, sì. non so quanto possano trasmettere le emozioni al pubblico. Sì, il pubblico bisogna di ricordare, perché il pubblico è diviso in tanti... E poi il pubblico tra... vuole la storia. E vuole la storia, ecco. Le ultime grandi opere, la Lulu, il Rake's Progress di Stravinsky, sono storie interessanti, quindi anche hanno per questo... Hanno questo spessore e questa presa sul pubblico. Esattamente. Se ci sono, se c'è, quali sono i suoi parametri musicalmente parlando? Quali sono le persone che più le insegnano ad ascoltarle cantare? Perché immagino che lei, con l'attività che faccia, un cantante lirico, soprattutto studia molto, sì. studia tutta la vita. Io, come ho detto prima, studio con Franco Corelli, che è stato uno dei più grandi tenori, secondo me, di questo secolo, proprio perché per la sua anche ricerca continua e sviluppo durante la carriera della sua vocalità, perché... non aveva una voce facile, Franco, come non avevo io una voce facile, ecco. Quindi è una cosa che mi ha sempre attirato l'ascoltare, anche come lui durante la carriera ha sviluppato certe cose, soprattutto della vocalità, perché secondo me la cosa più importante è sempre la tecnica e la vocalità, perché nel nostro lavoro dobbiamo sempre non mai perdere d'occhio, perché è una cosa che ti dà una sicurezza, ti dà la possibilità di entrare sul palcoscenico concentrato e sicuro di quello che fai, che secondo me è la cosa più importante. Questo Fabio, chiaramente questa norma sarà un'altra tappa dell'attività di Fabio. Cosa c'è in previsione? Dunque, la prossima cosa, sì, la parte Buenos Aires, come ho detto prima. Con che cosa? Con Adriana Lecouvreur, che sarà il mio debutto molto nel ruolo. Romantica. Sì, questo è un ruolo ancora molto romantico. Però prima faccio due recite a Berlino di Aida, che è un altro, ecco, di quelli verdiani che amo molto e che sono anche molto riconoscente perché mi ha dato un differente slancio alla carriera. E poi dopo torno in Italia con la Carmen a Macerata. Con la Carmen a Macerata? Sì. Chi sarà la partner non lo sa. Non lo so. Perché... E senta, quali sono... chi sceglie l'opera? Chi lo sceglie l'opera? La chiamano per fare che sia Radames oppure lei si guarda attorno? No, beh, io ho il mio manager, che sono non soltanto uno, ne ho differenti in diverse nazioni che ognuno fa delle proposte, poi in base al mio calendario io poi scelgo, posso diciamo così vedere le cose che più convengono di fare. È un lavoro, non si può dire in due parole, perché certo, è un lavoro complesso. È un sì, lavoro organizzato. Ancora organizzato, certo. Sì, come ho detto prima, all'inizio è difficile organizzarlo, allora si cerca di fare tutto anche per fare esperienza. E poi a un certo punto io ho un personal manager a New York che organizza il mio lavoro e lui è in contatto con tutte le agenzie nel mondo e così riceve le proposte, poi me le sottopone e io poi le vagliamo anche insieme a volte per scegliere qual è il migliore, l'occasione migliore, così le cose. E ci sono occasioni in cui lei canta in un'altra lingua che l'italiano? Il francese, per esempio, questa nel caso di Carmen, ho cantato anche Mireille di Charles Gounod in francese, però adesso ho cantato soltanto in italiano e in francese, anche perché secondo me ci vuole anche lì rispetto, quando si canta per esempio tedesco è molto difficile, bisogna saper parlare tedesco, io tedesco non lo so parlare, e quando si canta anche bisogna sapere quello che si dice, altrimenti diventa fatto meccanico e anche non mi piace, perché ad ogni parola un suono corrisponde un'emozione, quindi se non si sa
anche culturalmente un certo tipo di compositore come Wagner, per esempio, proprio scritto in una certa maniera, che bisogna anche approfondire un po' di più il discorso anche proprio linguistico e di pronuncia della parola e anche di dare il valore giusto alla parola, perché altrimenti la parola non ha più senso. Non ha più invece senso. Le parole hanno un senso, no, tutte quante. Assolutamente. Quante ancora recite di norma qui a Genova? Dunque, ci sono ancora, a parte quelle della seconda compagnia che debutta domani, sabato, sì. E cioè, la recita domenica e mercoledì e venerdì, ancora tre recite. Ancora tre recite, per la vostra prima compagnia? Sì. Bene, siamo arrivati in fondo, penso, alla nostra trasmissione. Abbiamo qualche minuto di anticipo, mi scusi un attimo se saluto i nostri telespettatori. E dunque, domani non ci vediamo, ci riposiamo tutti. Domenica idem e anche lunedì. Ci ritroviamo martedì mattina, vi ricordo, avremo un incontro interessantissimo con Jocelyne Houeri, una, diciamo, passionaria libanese che ha visto la sua famiglia disastrata, faceva l'insegnante, ha preso le armi per difendere la sua idea, perché ognuno ha la propria idea, vedremo che idea è, e poi ha smesso le armi e si è data alla propaganda pacifica per il mondo della sua teoria, quella che è la situazione del Libano. E allora andremo in Libano martedì, mercoledì avremo Simonetta Valenziano che ci porterà nel mondo dei veleni, nel mondo del Rinascimento, andremo a trarre un portrait di Lucrezia Borgia. Avremo perciò preparato i vostri filtri, alambicchi, storte. Avremo anche, c'è anche un'opera che si chiama Lucrezia Borgia. Sì, 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 esatto. Di chi è non lo so. Donizetti. E avremo Laura Ghiron che interpreterà per voi l'ansietà e la depressione, quindi fra veleni, ansietà e depressione siamo a posto. Giovedì sarà con noi il professor Anfossi che esegue in chirurgia una pratica particolare, ci porterà anche un interessante filmato dei suoi interventi e poi venerdì avremo come ospite, penso che avremo anche il rappresentante dei bersaglieri, questo non lo so, meno male che non sono allergico alle piume, però avremo anche un signore, quel signore Donato, aspettate un po', Campanella mi pare, che ha deciso, che è un signore che è stato colpito dalla poliomielite, ha deciso di fare, per dimostrare che, dicevo, l'handicap deve essere ugualizzato all'apartheid, ebbene va a piedi da Savona a Legino, parte domenica 1 maggio fino a Parigi, con tante tappe che vi ho detto stamattina. Di conseguenza sarà qua con un rappresentante della sede del secolo, giornalista del secolo, per esporci questo suo progetto, questa sua idea, e non è una idea campata per l'aria, servirebbe semplicemente per attirare l'attenzione e raccogliere dei fondi per creare un centro, una palestra, per venire incontro alle persone che hanno la sfortuna di trovarsi addosso un handicap, qualunque esso sia, anche per i drogati. Allora io ringrazio ancora Fabio. Prego. Ringrazio. Mi vuole ripetere il suo cognome? Armiliato. Ecco, perché non riesco a mi fa venire in mente una musica del 600, Amariglio, mia bella, ma Armiliato non me lo ricordo. Armiliato è un nome genovese, Armiliato? Mio nonno era veronese. Ah, boh. Allora lei ha il sangue che scorre, sì, il lirico, sì, proprio. Sì. Allora, Armiliato, tenete questo nome veramente, Fabio Armiliato, una gloria genovese nel campo della lirica. Ricordate, abbiamo avuto per Tosca un altro genovese, un altro lirico, Portofino. Allora, buona carriera, alla prossima occasione, un passaggio a Genova, siamo qua a ricevere ancora. Con molto piacere. Allora, buona ancora le tre repliche per norma. Noi ci troviamo lunedì, martedì prossimo, ringrazio la regia centrale, ringrazio la nostra piccola regia d'altra parte, ringrazio Isabella, ringrazio voi e soprattutto ringrazio me e il mio cane. Ce ne andiamo a martedì mattina. Ciao! Arrivederci.